Ciao a tutti, benvenuti alla pausa caffè. Torna la pausa caffè, torna solo per oggi. Al momento, in realtà, questa è una vera pausa caffè perché sto facendo pausa pranzo dal lavoro. Io sto registrando il fine settimana, oggi che è sabato, e il fine settimana faccio il lavoro. Allora, io ho vari tipi di lavori. I lavori con cui mi pago le tasse della partita IVA, che è questo, ed è il lavoro, diciamo, che mi piace di meno, in negozio, il sabato e la domenica anche spesso. E invece il lavoro dell'anima, il lavoro con i miei talenti, che è tutto il resto. Quindi i corsi, il mio negozio, eccetera, che è quello che mi piace di più. Però oggi sto lavorando con il lavoro materialista, quello della materia. E sto facendo una passeggiata. Mi rimane mezz'ora di pausa, quindi non potrò chiacchierare tanto. Però stavo riflettendo su una cosa in questi giorni che voglio condividere con voi, perché so che questi argomenti vi interessano, vi piacciono. Allora, io mi sono chiesta quante volte nella mia vita ho fatto delle scelte che credevo giuste, credevo dettate dalla voglia, dalla passione per quella cosa, oppure credevo, insomma, giuste per me, ma che in realtà mi sono state dettate dalle paure, da una incerta e indefinibile paura del futuro, di non farcela, da una paura di non essere all'altezza, o dalla paura del giudizio degli altri. Ma soprattutto di non essere all'altezza e di non farcela. E devo dire che questo meccanismo, e la risposta che mi sono data è stata tante volte. Voi direte: ma tu come adesso tu fai quello che ti piace? Insomma, la mia vita vista da fuori sembra la vita di una persona che si è realizzata. Allora, è vero, in parte mi sono realizzata, in parte no, perché non sono come il personaggio del film Perfect Days, Hirayama, che era soddisfatto di quello che aveva raggiunto e era appagato dalla sua vita. Io sono una persona che per tutti questi anni ha sempre cercato di cercare una situazione migliore. Cioè, io arrivo in un punto e poi voglio essere a un altro livello, non so come dire. Sono sì, diciamo che so godere delle piccole cose, ma sono perennemente un po' insoddisfatta. Allora, diciamo che le scelte sbagliate forse non esistono, perché ogni scelta porta un bagaglio poi di esperienza che può essere utile, anzi che sicuramente è utile alla nostra crescita. E quindi partiamo dal presupposto che le scelte sbagliate non ci sono, quindi non ditemi: ah, ma le scelte sbagliate non esistono, perché in quel momento in cui tu l'hai fatta, la scelta era giusta per te. Sì, questo è vero, però la paura, le scelte che noi facciamo in base alla paura, sono qualcosa di subdolo, ecco, è un meccanismo subdolo, perché noi crediamo che quella sia la scelta, diciamo, non giusta, non usiamo questa parola, usiamo funzionale, quindi la scelta più funzionale, che ci fa stare meglio, che è più utile alla nostra vita,
E invece poi ci accorgiamo che non è così. E non c'è niente di male in questo, se non che questa strada che abbiamo preso ci ha fatto perdere un sacco di energia, di tempo, ci ha fatto venire un sacco di grattacapi magari, e anche ci ha fatto perdere delle, non so, delle risorse economiche. Io penso per esempio che ho fatto tante scelte lavorative sbagliate, tra virgolette, non funzionali, che in quel momento mi sembravano giuste e che invece poi si sono rivelate non adatte a me e mi hanno fatto perdere tempo, energia, risorse che avrei potuto impiegare in altre scelte, e cioè in scelte, nella scelta di lavorare per esempio in proprio con i miei talenti, come sto facendo adesso. Adesso qui sta passando un treno, però certo c'è sempre tempo per farlo, per correggere la strada, però a volte se si avesse una visione più ampia della propria vita, dei propri talenti, di quello che si vuole, si eviterebbero tanto spreco di energia e tanta, non lo so, tanta preoccupazione, tanto disagio, perché magari ci si trova in un ambiente, in una situazione che non fa per noi e si vorrebbe essere altrove. Ecco, la paura è un fantasma. Il problema è che noi non ci accorgiamo di queste scelte, cioè non lo facciamo molto spesso consapevolmente. In quel momento, quando noi prendiamo questa scelta, ci sembra la scelta migliore. Perché, come dicevo, la paura è un fantasma. Come in quel racconto di Edith Wharton, Racconto di fantasmi, che abbiamo letto nella rubrica I racconti dell'imbrunire, questo fantasma delle nostre scelte non giuste per noi, non funzionali, si palesa solo dopo molto tempo. E allora, quando è passato tanto tempo, può essere appunto molto faticoso correggere il tiro, correggere la strada. E non lo vediamo, non vediamo subito o dopo poco tempo che quella era una scelta che ci ha fatto perdere un sacco di energia. Lo vediamo anche anni dopo, anche 20 anni dopo. E lì c'è una specie di shock e di sbigottimento nel vedere come a volte noi stessi, che crediamo di fare il meglio per noi, siamo in grado invece di ingannarci. Perché magari lo sapevamo che quella non era proprio la scelta adatta a noi. C'era qualcosa, c'era una vocina, una sensazione, una puntura nello stomaco che ce lo diceva, ma noi dicevamo no, ma questa è la scelta giusta, è la strada giusta per me, ne sono sicura, perché ci davamo tutta una serie di motivazioni, per poi anni dopo renderci conto che dobbiamo rifare tutto da capo in un altro modo. Comunque, forse anche questo è il bello della vita. E quindi non smettiamo mai di farci delle domande e di chiederci se stiamo bene, che cosa ci fa stare bene, che cosa è adatto a noi. Questo per poi non trovarsi in una situazione di
in cui ci troviamo compressi come in una pentola a pressione perché perché queste domande non ce le siamo fatte. In questi giorni ho riflettuto molto su questo, in particolare nell'ambito lavorativo, e sono arrivata a queste riflessioni. Bene, adesso io devo accelerare il passo e tornare al lavoro. Ciao ciao! Scrivetemi come sempre qui sotto le vostre sensazioni. Ciao!